This Italian barbershop cuts hair with fire. Cutting hair with fire was popular in Italy in the 20th century. Today, many barbershops have stopped practicing this technique, except for this one. So why is having your hair cut with fire still a thing? È una tecnica che faceva bene al capello. Cioè, il motivo per cui si fa questa cosa qui è che fa bene ai capelli, nel senso che se tu vai a passare la candelina saldi la parte finale che è appena stata tagliata, quindi fa sì che la cheratina all'interno del capello si rinforzi, perché se invece tu tagli solo la punta, in qualche maniera, se i capelli sono molto fragili, si possono dividere in due, le famose doppie punte. La questione è che comunque questo taglio qua, se tu fai un taglio che è troppo stilizzato, quando poi passi la fiamma cambia, quindi lo stile è qualcosa di un pochettino diverso rispetto a quello che tu puoi fare utilizzando poi la candela dopo. Noi fondamentalmente quello che facciamo è cercare di dare uno stile al cliente, quello sicuramente, però essendo abbastanza classico possiamo poi utilizzare la candela in fase finale, perché ci interessa di più la salute poi di quelli che sono i capelli. Questo è un trattamento che fa bene se i capelli sono deboli, è un trattamento che fa bene se per caso ci sono stati degli imprevisti nella vita delle persone e hanno bisogno di rinforzare il capello. Antica Barberia Colla was founded in 1904 by Dino Colla and he soon stood out among barbershops in Milan. In 1949, ownership passed over to Franco Bompieri, who has now retired and left his daughter, Francesca, to run it. Colla è stato un proprietario molto lungimirante perché ha cambiato un pochino il modo di fare la barberia, soprattutto in Italia, nel senso che prima i barbieri avevano delle postazioni dove lavoravano ed era il cliente che si muoveva. Lui invece ha capito che bisognava dare una postazione che rimanesse sempre la stessa, sia per il lavaggio che per il taglio. Ha fatto sì che entrassero a far parte dello staff anche delle manicure, quindi la cura è diventata maggiore rispetto a quello che si faceva solamente all'interno del negozio. Io credo che qua dentro, insomma, sia passato, soprattutto tra gli anni 80-90, quasi tutte le personalità più importanti della città di Milano. Just like the techniques, the shop has kept its traditional setup. Qui in Antica Barberia Colla non è che sia cambiato tantissimo. Credo che all'esterno la barberia sia cambiata molto di più che rispetto a quello che è successo qui. Fondamentalmente noi comunque siamo dei barbieri molto classici. La cosa che facciamo è quello di mantenere sempre il modo di lavorare della tradizione italiana soprattutto. Questo è un negozio dove non c'è la musica, per una scelta, perché si vuole che ci sia silenzio, preferiamo che ci sia la musica delle forbici per dirla tutta. Abbiamo deciso di tenere quella tradizione lì, che è fatta di questi rituali che, se vuole, sono anche lenti, si muovono così, in maniera anche retro, nel senso che quando passi la fiammella, anche la candelina di per sé, no? È quasi un oggetto antico. When cutting hair with fire, the type of flame that's used is also important. Sono degli stoppini, non sono candele, perché la questione è che non deve cadere la goccia, perché ovviamente quando tu passi la fiamma non deve cadere la goccia sul capello, se no lo vai a rovinare. E di conseguenza ci vuole un quantitativo di cera che sia poco. E soprattutto poi quando la accendi devi saperla appoggiare sul pettine in maniera tale che le prime gocce cadano e poi non se ne formino più. Noi abbiamo un fornitore ormai che ce lo fa con la quantità giusta, è un oggetto preciso che deve essere fatto in una determinata maniera. Secondo me è un barbiere con un profilo senior che comunque lavora da tanti anni, insomma, dopo una decina di giorni sa farlo benissimo. Bisogna essere veloci non tanto con la candela, col pettine, perché tu passi la fiamma ma spegni tutto con il pettine, quindi è una capacità proprio di tenere in mano gli attrezzi del mestiere, insomma. The shop has developed its own line of products that is specific to this haircut. Before the cut, a lotion with sulfur is applied for oily skin or an oil for dry skin. After the shampoo, a capsicum pepper and menthol lotion stimulates circulation in the scalp.
Io ammetto che la prima grande soddisfazione che ho avuto del lavoro che avevo fatto è stato un giorno un ragazzo di New York che è venuto e mi ha detto siete molto famosi, no? E io gli ho detto ma com'è possibile? Mi ha detto vabbè, i vostri prodotti si conoscono. E questa cosa qui, allora, del prodotto vuol dire che va bene, nel senso che in questo momento secondo me la barberia è una e questa deve rimanere. Però appunto con l'utilizzo del prodotto può farsi vedere all'esterno e può iniziare ad essere conosciuta anche per il modo di lavorare.